gara di cui si è detto tanto, forse anche troppo in certi casi. Vedremo se le dichiarazioni della vigilia saranno servite a caricare i giocatori in campo. Squadra già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Gara che si disputa in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Con me in telecronaca, come sempre, c'è Lelia Dani. Per i palati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi, propone un match straordinario di Serie A. Pubblico già caldo sugli spalti, c'è grande voglia di assistere a un bel match. Ora tocca a due squadre non deludere le attese. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi, sono convinto che ci divertiremo. Padroni di casa che iniziano il match con questi 11. Stracoscia per la porta. In difesa c'è Luis Felipe con Acerbi. Milinkovic Savic insieme a Luis Alberto al centro. E Ciro Immobile schierato come unica punta. Ecco l'11 iniziale con cui scendono in campo gli ospiti. Rui Patricio fra i pali. Lorenzo Pellegrini inizia a avere tu in mezzo e due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Comincia così la partita. E il pallone se ne va via. Arbitro che fischia il fallo. Va profondo Milinkovic. Manovra gestita male. Sergio Oliveira, Zaniolo, Karsdorp. Si ripartirà dunque con la rimessa del portiere. Da seguire la prova di Immobile, i suoi gol possono essere decisivi. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Milinkovic Savic mette in movimento Pedro. Ecco Milinkovic Savic. Riceve Milinkovic Savic. Occhio alla ripartenza. In acrobazia 1-0, il vantaggio dei padroni di casa in questo derby. Non ha tremato e l'ha messa nella porta sguarnita. Può solo ringraziare i difensori e il portiere.
hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Con il numero 10, Luis Alberto. Capisce tutto e ferma l'azione. Cataldi. Riceve Milinkovic Savic. Ciro Immobile. Il numero di Immobile. Ottima lettura difensiva. Pellegrini rientra per prendere palla. Abraham si fa saltare troppo facilmente, non controlla bene qui. Pellegrini, hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Stracoscia dice di no. Ecco Milinkovic Savic. Ciro Immobile. Provano a riaffacciarsi in avanti dopo aver rischiato parecchio. Si aggrappano i loro tifosi per cercare il gol del doppio vantaggio. C'è bisogno della loro spinta per superare questo momento. Palla schizza via dopo il contrasto. Karsdorp. Serve Nicolò Zaniolo. Supera il proprio marcatore. Stavano già per festeggiare, ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata, Lele! Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. Guadagnano terreno, occhio. Prova la conclusione. Non si è fatto sorprendere qui Stracoscia. Il portiere senza problemi su una conclusione molto violenta. Splendida la conclusione dalla distanza, splendida la risposta del portiere. Sceglie la soluzione corta. Veretout, attenzione pericolo, tiro respinto. Ecco Zaniolo. Può crossare. Palla interessante, ma nessuno è arrivato sul pallone. Intercettano bene il pallone. Ecco Milinkovic Savic. Luis Alberto. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Occhio al suo movimento. Supera di netto il marcatore. Non riesce a chiudere. Ottimo intervento. Luis Alberto. Ciro Immobile. 60 secondi da recuperare. Luis Alberto! E finisce qui il primo tempo. 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Assolutamente positiva la prestazione nei primi 45. Ha giocato bene, ha segnato anche il gol del vantaggio. È che quando è in giornata diventa difficile per i difensori stargli dietro. Io mi aspetto una ripresa giocata più o meno sugli stessi livelli. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Sergio Oliveira. Veretout. Riceve Ibáñez. Mancini. Pellegrini. Entrata decisa e buon recupero. Immobile. Intervento rischioso, ma ha preso la palla. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro, beh, che fosse rigore mi pare evidente. Ibáñez. Occhio a Zaniolo.
Pellegrini. Palla per Zaniolo. Mkhitaryan. Serve Nicolò Zaniolo. Conclusione ribattuta. Veretout. Un gol bellissimo, ha calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Da vedere e rivedere il giro palla prolungato. Fitta ragnatela di passaggi che ha portato al gol. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Numero 17, Jordan Veretout. Immobile. Alla gol per Immobile, attenzione. Dice di no, tuffo prodigioso. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner e l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi. C'è il cambio dunque. Lascia il campo con il numero 20 Mattia Zaccagni. In campo con il numero 7 Felipe Anderson. La mette in area. Sfruttato male questo corner, bravo il difensore. È entrato fuori tempo e qui può starci il cartellino. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male. Qui fallo c'è tutto. C'è aria di cambio. Pellegrini. Occhio a Zaniolo. Zaniolo si affacciano nella tre quarti. La manovra interrotta senza problemi. Immobile. Occhio a Milinkovic Savic. Fitta serie di passaggi per cercare il momento giusto. Felipe Anderson. Tackle decisivo. Abraham. Tutto solo. Stracoscia dice di no. Marusic. Sale il coro dei tifosi sulle tribune dopo il pericolo scampato. Una scarica di adrenalina totale per i giocatori. Vedremo se sapranno sfruttarla per trovare il vantaggio. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Cercano il gol che potrebbe chiudere i giochi visto quanto manca alla fine. Brutto passaggio e pallone regalato. Sergio Oliveira. Provano a creare gli spazi. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Che tuffo del portiere. Attenzione a questo corner che può essere un momento chiave della gara. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Termina qui la partita con il numero 3 Luis Felipe. Entra con il numero 4 Patrick, avvicinamento nella fila della formazione ospite. Fuori con il numero 2 Rick. Sceglie il tocco corto. In campo con il numero 31. Ecco Zaniolo. Palla che torna in possesso. Hanno la possibilità della ripartenza.
Grande sofferenza per i tifosi in quest'ultima parte di gara. Provano a trascinare la loro squadra al gol che spezzerebbe l'equilibrio. Vogliono vincere la finale che si preannuncia incandescente. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Zaniolo se lo beve. Suggerimenti in area. Stracoscia dice di no. E al 90° dunque le squadre sono in parità.